abbiamo visto come ciascun componente termodinamico cambiano le proprietà termodinamiche dei, diciamo, del fluido che ovviamente viene elaborato dal componente stesso, e abbiamo visto le funzionalità di diversi componenti, quindi turbine, diciamo, abbiamo visto le turbine a vapore, le turbine a gas e le turbine idrauliche, abbiamo visto i compressori e quindi compressori, ovviamente turbocompressori, compressori alternativi, come il turbocompressore, ovviamente condotte e scambiatori. Penso che con Gino abbiate anche fatto un esercizio sulle valvole di amminazione, oppure è rimasta in sospeso la lezione sulle valvole, quindi la vedete ancora. Ovviamente la valvola, sapete bene che è un componente che serve sostanzialmente a far abbassare la pressione, bruscamente la pressione. Ora noi metteremo insieme questi componenti per realizzare alcuni impianti che sono molto importanti nella, diciamo, in generale nella termotecnica, in generale nella tutta la parte energetica, perché sono impianti o che ci servono a convertire energia termica in energia meccanica, e quindi ovviamente energia meccanica poi normalmente energia elettrica soltanto per un fatto di trasporto, ma quando dovete utilizzare direttamente energia meccanica non dovete convertirla, per esempio in una macchina per autotrazione voi poi utilizzate direttamente questa energia meccanica per muovere il, diciamo, il sistema stesso a cui è servito il vostro impianto, il vostro catalizzatore. Oppure in alternativa negli impianti operatori questi componenti vengono assemblati invece per trasferire energia termica da un sistema a temperatura più bassa a un sistema a temperatura più alta, cioè sono o dei gruppi frigoriferi, abbiamo visto delle gruppi, diciamo, delle pompe di calore. Questi sistemi di fatto noi li abbiamo già studiati in generale dal punto di vista ideale, cioè abbiamo visto che la macchina di Carnot appunto faceva, quindi attraverso o un ciclo diretto o un ciclo inverso riuscivamo a fare questo tipo di trasformazioni, quindi questo tipo di avevano questo tipo di scopo, però non abbiamo visto delle macchine reali, degli impianti reali. Ora quindi andremo a studiare come utilizzando questi componenti possiamo realmente effettuare sia una conversione di energia termica e energia meccanica, e quindi quali saranno i limiti di questa conversione, oppure viceversa negli impianti operatori, diciamo, trasferire energia termica da un sistema a temperatura più bassa a un altro sistema, diciamo, a temperatura più elevata. Allora, oggi iniziamo con gli impianti un po' storici, che sono gli impianti a vapore, che sono fatti sostanzialmente da un elaborano il fluido in passaggio di fase normalmente, quindi guardiamo, lo possiamo guardare su diversi piani, sul piano HS oppure sul piano TS oppure anche sul piano PV. E abbiamo visto che, cioè non l'abbiamo visto, ma in realtà sappiamo ogni singolo componente come funziona. Qui i componenti che ovviamente mettiamo insieme, uno dietro l'altro, in serie, sono messi in modo tale che possiamo ovviamente fare una trasformazione ciclica. Quindi ovviamente per poter fare una trasformazione ciclica e per poter ovviamente fare questi cicli che abbiamo visto in modo, diciamo, molto generico quando abbiamo parlato dei cicli diretti, possiamo appunto sfruttare questi componenti che abbiamo studiato fino adesso, e quindi mettere per esempio una pompa, a valle di una pompa possiamo mettere ovviamente uno scambiatore di calore, quindi adduzione, quindi trasformazione 1-2, trasformazione 2-3 con uno scambiatore di calore, e quindi successivamente una trasformazione 3-4 e infine quindi con una turbina a vapore, e successivamente la trasformazione 4-1 con uno scambiatore che riporta nelle condizioni 1 il fluido da vapore. Allora vediamo quindi i componenti che, diciamo, dobbiamo mettere insieme. Abbiamo visto, quindi mettiamo, diciamo, su quest'altro piano. Quindi per poter fare questo voi dovete avere sicuramente una pompa, quindi 1-2. Dopodiché mettete lo scambiatore di calore, quindi che porta il fluido dalle condizioni 2 alle condizioni 3. Avete la turbina a vapore,
la turbina a vapore che ovviamente fa espandere il vostro liquido dalle condizioni 3 fino alle condizioni 4 e poi un condensatore che riporta il fluido nelle condizioni 1. Quindi attraverso il condensatore, questo scambiatore di calore, voi riportate il fluido nelle condizioni iniziali. Va bene? Diciamo che la rimetto. Allora, intanto diciamo per come abbiamo fatto, quindi il nostro ciclo è, per come l'abbiamo fatto inizialmente, è un ciclo che ha una trasformazione 1,2 in questo momento ideale, va bene? 1,2S, guardate, perché io sono salito con un'isentropica, quindi sto iniziando a vedere, per come ho disegnato il ciclo, soltanto la trasformazione ideale, quindi una diabatica internamente reversibile. Perché noi abbiamo visto che su una pompa, su una turbopompa, quando io comprimo da una condizione 1 alla condizione 2 in modo adiabatico e la macchina internamente reversibile, salgo secondo un'isentropica. Nella realtà so bene che quella non è la trasformazione che realmente ho nella pompa, perché nella pompa avrò sempre una piccola generazione entropica, quindi il punto 2 non si trova qui come vorrei, ma si trova un po' più avanti, giusto? Cioè quel delta S che rappresenta la produzione entropica della macchina. Allo stesso modo, il punto 2, diciamo, la trasformazione 2-3 è una trasformazione che io lì ho segnato come trasformazione ideale. Perché come trasformazione ideale? Perché ho messo un'isobara. Allora, attenzione, perché nella realtà io so bene che gli scambiatori hanno al loro interno delle irreversibilità, giusto? E quindi queste irreversibilità in cosa si traducono? In delle perdite di carico. Quindi la pressione, anche se non c'è nessuna macchina che teoricamente fa cambiare la pressione, perché diciamo sostanzialmente qui è soltanto una cessione di calore, perde le irreversibilità, io avrò una caduta di pressione della 2 a 3. Noi supporremo sempre nei nostri impianti che diciamo, in prima battuta possiamo ritenere questa trasformazione diciamo, internamente reversibile, quindi la caduta di pressione la considereremo nulla nei nostri calcoli, ma nella realtà diciamo, se andate bene a vedere diciamo, negli impianti lunghi scambiatori ovviamente ci sono delle perdite di carico e quindi avremo nella realtà il punto 3 non si troverà esattamente sull'isobara, ma si troverà una pressione leggermente più bassa, cosa che noi riterremo sempre diciamo, soddisfatto, cioè noi considereremo sempre lo scambiatore nei nostri calcoli all'interno dell'impianto, farete sempre dei calcoli a pressione costante. Quindi questa irreversibilità interna voi la trascorrerete sempre nei vostri calcoli. Ancora andando avanti, dopo aver portato il punto dalle condizioni 2 alle condizioni 3, secondo abbiamo detto in isobara, il fluido andrà in turbina. Nella turbina a vapore, io qui vi ho ovviamente riportato un'unica turbina, nella realtà non sarà così, perché negli impianti reali, essendo il salto di pressione molto elevato, voi avreste diciamo, delle variazioni anche diciamo, di dimensioni, di taglia della turbina diciamo, estremamente elevate e quindi questo normalmente non si fa. Quindi si suddivide la turbina in turbina di alta, turbina di media, eventualmente di bassa, in tre o in due salti, il più delle volte. Perché? Proprio anche per una questione anche meccanica che capirete meglio più in là. Ovviamente questa turbina ruota intorno ad asse, quindi qualche volta trovate questa rappresentazione in cui trovate direttamente la turbina carettata diciamo, al vostro sistema, la nostra macchina elettrica che converte questa energia meccanica in energia elettrica. Ma questo a noi non interessa perché tutto sommato diciamo, fermiamo la nostra trattazione sul lavoro d'etica, quindi la fermiamo qua come volume di controllo. Quindi questo pezzo qua non ci interessa. Punto 3.4, attenzione perché io anche qui vi ho rappresentato, voi tutti questi componenti già li conoscete, quindi sapete benissimo ciascuna trasformazione a cosa corrisponde, giusto? Quindi li abbiamo soltanto messi uno dietro l'altro, cioè il fluido entra da una macchina e esce dall'altra, ed esce dalla macchina e entra nella successiva, quindi sono soltanto una serie di componenti che avete già visto. Allora, il punto 3.4, che cosa, diciamo, cosa accade nel punto 3.4? Il punto 3.4 io ve l'ho rappresentato come se fosse una, ancora una volta, adiabatica internamente reversibile. Anche qui purtroppo non abbiamo che il punto 4 è effettivamente questo
ho della macchina reversibile, perché purtroppo la vostra macchina avrà delle reversibilità e quindi il vostro punto sarà spostato più avanti, punto 4 sarà leggermente più in avanti rispetto al punto 4S. Normalmente noi considereremo anche il condensatore, diciamo l'ultima trasformazione 4-1, la trasformazione, cioè la considereremo ancora una volta una trasformazione isobara, va bene? E quindi il punto 4 lo andiamo a intercettare sulla stessa isobara 4S1. Il punto quindi 4 normalmente si trova dentro la curva a campana, poi vedremo dove precisamente nella curva, cioè all'interno della curva a campana. E dal punto 4 al punto 1 avete che lo scambiatore riporterà lo scambio, quindi diciamo questo scambiatore normalmente viene chiamato condensatore, poi vedremo anche perché, ma è facile vederlo dal diagramma perché si chiama condensatore, perché in questo scambiatore l'acqua, il vapore che esce dalla turbina condensa fino ad arrivare nelle condizioni di liquido, diciamo, di liquido saturo nelle condizioni 1, va bene? Quindi viene riportato nelle condizioni 1 che considereremo sempre con titolo, diciamo, 0, quindi tutto liquido senza nessuna goccia di vapore, per poi, diciamo, ovviamente andare in pompa e andare sul punto 2S. Allora, se guardiamo la macchina sul piano TS, ci accorgiamo che la macchina, diciamo, è fatta in questo modo. Allora, riportiamo le stesse trasformazioni sul piano TS, sulla curva a campana, e ancora, quindi questo qua, questo piano TS, queste sono le curve, diciamo, le sobere sono molto vicine alla curva limite inferiore, quindi considereremo il punto 1 che è quasi praticamente coincidente col punto 2S e quasi coincidente col punto 2, per come abbiamo visto qui. Quindi 1, 2, primo, 2, secondo, 3, 2 primo, 2 secondo, 3, punto 4S sta qui e il punto 4 ovviamente lo troveremo qui. Queste sul piano TS, le trasformazioni quindi sono 1, 2, poi 2 primo, 2 secondo, 3 sono sostanzialmente gli incroci che avete qui sotto la curva a campana. Vabbè? Quindi 3, 4, S, 4, diciamo, ovviamente il primo di nuovo. Eppure sul piano PV possiamo facilmente, diciamo, queste saranno le due somme, quindi abbiamo 1, 1, 2, S, ovviamente il 2 sta un po' più avanti, 2 primo, 2 secondo, 3, e poi ovviamente avremo questa trasformazione, ovviamente sarà così, quindi 3, 4, e questo sarà il punto 4 S. Quindi su tutti i piani termodinamici che voi avete già studiato potete rappresentare questo ciclo. Allora, il ciclo, il vostro, ricordiamoci che il nostro ciclo di riferimento, il ciclo che abbiamo già studiato, diciamo, per antonomasia, quindi il ciclo più importante che noi abbiamo come riferimento, era il ciclo di Carnot. Il ciclo di Carnot, vi ricordo che era un ciclo diretto che andava, diciamo, lavorava tra due isoterme e due adiabatiche internamente reversibili. Allora, la prima domanda che ci dobbiamo porre è: ma perché noi non lavoriamo ancora come la macchina di Carnot tra due isoterme e due adiabatiche internamente reversibili? Allora, guardando questo, diciamo, questa macchina, questo, cioè questo impianto, su questo diagramma, possiamo subito capire quali possono essere le problematiche. Allora, andiamo a vedere un impianto, cioè se noi facessimo lavorare il nostro ciclo in questo modo, cioè se invece di andare fino a 1 fermassimo qui il, diciamo, la condensazione e fermassimo qui, diciamo, il riscaldamento, potremmo lavorare su un ciclo che praticamente è un ciclo di Carnot, giusto? Vi trovate, ragazzi? Cioè, potrei fare 1, 2 primo, 2 secondi, 2 secondo, 4 secondi. Quali potrebbero essere le prove? Perché non utilizzo questo ciclo e utilizzo invece un ciclo, diciamo, abbastanza diverso come il ciclo Rankine? Questo ciclo, allora, prende il nome di ciclo Rankine, si scrive così, o ciclo Wiern.
Allora, perché diciamo, non utilizzo il ciclo di Carnot? Domanda. Invece di avere due isoterme e due adiabatiche interamente reversibili come riferimento, ciò cerco di fare comunque le due adiabatiche interamente reversibili, però faccio prendo le due isobare. Va bene? Allora, intanto abbiamo detto le isobare per una questione anche di comodità, perché riscaldare su delle isoterme abbiamo detto che è sempre complesso. Però qui, lavorando sotto la curva a campane, io so che le isoterme e le isobare sono esattamente coincidenti, quindi potrei continuo diciamo, lavorare sotto la curva a campana diciamo, seguendo assolutamente un ciclo di Carnot. Perché non mi fermo qua e non mi fermo qua, ragazzi? Allora, dal punto di vista termodinamico non potete dire assolutamente nulla, infatti state tutti. Dal punto di vista invece tecnologico potreste dire qualcosa. Allora, il punto 1 è un punto in cui cioè, mi trovo vicino alla completa condensazione del liquido, ma mi trovo ancora del vapore. Immaginate a comprimere, a utilizzare una termobomba con un flusso bifase, cioè con un quindi con vapore e diciamo e liquido, quindi a dover comprimere vapore e liquido insieme, quindi sono due fasi diverse. Immaginate di far lavorare una macchina in questo modo, lavorerebbe malissimo, si romperebbe il cortile. E quindi il problema è un problema tecnologico. Quindi cosa faccio? Per lavorare solo sul liquido mi sposto non da, cioè da qua fino a questo punto qua, va bene? Fino al punto 1, per poi lavorare soltanto su una, ovviamente sulla pompa. Avendo anche un altro vantaggio, guardate un momento le variazioni di entalpia che ho qui e che ci avrei qui. Cioè più lavoro ragazzi verso all'interno, all'esterno della curva a campana, più essendo il volume specifico del nostro fluido piccolo, come sarà la variazione di entalpia? Molto piccola. Perché? Ricordiamoci l'equazione diciamo, dell'energia meccanica. Cosa ci dice? Che il lavoro d'elica è uguale a che cosa? All'integrale di P. Quindi, se io ho un volume specifico più piccolo, avrò anche un lavoro d'elica molto piccolo. Quindi non solo c'è un problema tecnologico, ma c'è anche un fondamento termodinamico. Perché per portare il fluido dalla pressione 1 alla pressione 2, più mi sposto verso le condizioni liquide, più il lavoro sarà piccolo. Questo è il motivo per cui queste macchine, in cui il lavoro che devo dare al mio sistema, al mio impianto, perché qua devo dare qua lavoro, e qua lo ricevo, giusto? Quindi il lavoro che devo dare su questo tipo di macchine al mio impianto è molto più piccolo rispetto a quello che ricevo. Quindi anche in epoche molto remote, quando le macchine non erano particolarmente prestanti, questo impianto diciamo, poteva tranquillamente funzionare. Poi vedremo altri impianti come il ciclo Brighton, diciamo, vedremo che assolutamente un impianto poco prestante non può neanche funzionare, non avrebbe senso. Questo è il motivo per cui questi tipi di impianti sono ovviamente quelli che storicamente sono i primi ad essere nati. Quindi il primo punto è il punto 1-2S, ma non solo io mi trovo un problema con questa trasformazione, io sposto il fluido nel mio scambiatore, io ho posso individuare sostanzialmente tre pezzi. Un primo pezzo che va da 2 fino a 2', cioè è il pezzo in cui io riscaldo, vedete, il liquido fino alle condizioni di saturazione, perché quando diciamo, ovviamente io comincio a aumentare la pressione, da 2 fino a 2' devo avere un riscaldatore. Va bene? Questo è il primo pezzo del mio scambiatore di calore. Va bene? Vi trovate? Il secondo pezzo è un evaporatore, quindi 2' 2 secondo. Ovviamente io qui sto facendo evaporare il mio fluido. Il terzo pezzo invece, 2 secondo 3, è un surriscaldatore. Quindi anche sullo scambiatore ho tre cose diverse che faccio. La prima è un riscaldatore, va bene? Quindi riscaldo il liquido dalle condizioni di liquido sottoraffreddato o compresso alle condizioni di liquido saturo. Quindi le condizioni 2', noi avremo le condizioni di liquido saturo, riporteremo il fluido nelle condizioni di liquido saturo.
Da 2 primo a 2 secondo invece cosa faccio? Avviene l'evaporazione. E da 2 secondo a 3 che cosa vado a fare? Vado a surriscaldare, cioè il vapore, dal vapore saturo secco lo porto nelle condizioni di vapore surriscaldato, nelle condizioni. Ora, perché non mi fermo ancora una volta? Allora, abbiamo capito perché io mi sposto fino a sinistra e non faccio la classico ciclo di Carnot e invece faccio il ciclo Rengen su questa parte. Ma perché non mi fermo qua e vado a surriscaldare? Qual è il motivo? Ce ne sono diversi. Allora, uno... Sì, ma... quello che dici, però dico, c'è un motivo tecnologico e un motivo termodinamico. Allora, il motivo tecnologico lo dovreste già ricordare. Io che cosa vi ho detto? Attenzione ragazzi, perché le turbine a vapore non possono funzionare con titoli. Titoli? Troppo bassi. Se io mi fermo qui, più io mi fermo a sinistra, più il titolo si abbassa, vedete? Quindi io non posso andare troppo a sinistra. E quindi, ovviamente, sul riscaldare mi consente di spostarmi più sulla destra e avere dei titoli più alti. Primo problema. Normalmente ricordatevi che questo titolo non può mai scendere al di sotto di 0,85, 0,86, insomma, vuol dire, sta su valori, diciamo, abbastanza elevati, quindi non posso scendere troppo. Posso un poco addentrarmi nella curva a cavata, ma non troppo. Quindi salire nel punto 3 da un lato quindi mi consente di evitare sulla turbina fenomeni di erosione dovute alle goccioline che andrebbero ovviamente a impattare sulla, diciamo, sulle palettature della turbina, e questo l'abbiamo già visto come problema tecnico. C'è un fatto anche termodinamico, aspetto termodinamico. E lui dice, se io riscaldo, vado ulteriormente a aumentare la temperatura, vado ulteriormente a aumentare anche l'entalpia, e perché queste curve, vedete, divergono tra di loro, vedete? Allora, più io mi sposto verso destra, più il salto delta H aumenta. Allora, che cos'è il salto delta H, ragazzi? È il lavoro d'elica che noi andremo a prendere, che andremo a ricavare dal nostro impianto, giusto? Quindi è chiaro che a parità di portata, a parità di portata del fluido, a parità di differenza di pressione, io avrò una variazione di entalpia, quindi un lavoro specifico più elevato che potrò ricavare dal mio impianto. E quindi lui dice, io energizzo di più e quindi porto più in alto la temperatura. Attenzione però, perché in questo ragionamento poi a un certo punto ci dovremo fermare per una serie di motivi. Vabbè? Adesso diciamo, ci fermiamo un secondo, facciamo dei ragionamenti su questo ciclo, scriviamo anche i bilanci su ogni componente e poi a queste domande dobbiamo dare qualche risposta in più. Cioè, fino a che temperatura posso arrivare? Qual è la temperatura massima che posso arrivare? Come posso migliorare le prestazioni dell'intero impianto? E quali sono le caratteristiche che mi deteriorano queste prestazioni? Allora, innanzitutto, diciamo, per iniziare a fare questa trattazione dobbiamo fare prima due cose. Allora, la prima è, ovviamente, definire qual è il volume di controllo per poter fare un bilancio. Attenzione! Perché questo riscaldatore, questo sistema, io ovviamente ricevo il calore da qualcuno. Da chi riceve il calore? Allora, normalmente questa, diciamo, sapete bene che cos'è. È una caldaia, sostanzialmente. Giusto? Cioè, non c'è l'energia termica che mi arriva come energia primaria, a meno che non mi trovo dove. Cioè, posso anche avere un'energia termica che mi arriva direttamente dall'aria o dal sole. Quindi potreste, cioè, oggi ci sono degli impianti solari, progetto Archimede, ne avete mai sentito parlare? Quindi sono gli impianti a specchio, quindi sono una serie di specchi che convergono su dei scambiatori di calore che portano il fluido in alta temperatura, e quindi poi c'è un ciclo Rankine che sfrutta questo aumento della temperatura del fluido secondo il ciclo che abbiamo visto. Quindi il progetto Archimede, che si chiama, diciamo, ovviamente in questo caso non parliamo più né di fotovoltaico né di solare termico, ma parliamo di solare termodinamico. Quindi quando sentite parlare normalmente di solare termodinamico vuol dire che sto associando l'energia del sole, sto sfruttando l'energia del sole per produrre energia elettrica. Questi impianti, alcuni di questi impianti pilota sono stati pensati in Spagna e nel Nord Africa. Uno doveva nascere in Sicilia, non so se ricordate, poi il progetto si può fare, insomma, chissà se
proseguirà ovviamente questo progetto di Rubbia, che qualcuno probabilmente ne ha sentito parlare, molto interessante, che però ovviamente oggi costa, quindi il costo ancora di impianto, il costo ancora importante rispetto ai piani nazionali. L'altra possibilità, poiché ovviamente qual è il problema? Che poi diciamo, nella conversione di energia, ricordiamoci sempre qual è il macigno non ce lo dobbiamo mai dimenticare, qual è il problema che abbiamo della conversione di energia termica in energia meccanica? Ragazzi, qual è il macigno che ci portiamo dietro? È il secondo principio della termodinamica, giusto? Che cosa ci dice? E ovviamente la macchia di Carnot, cioè se noi abbiamo l'energia qualitativamente scadente, quindi se la temperatura della nostra sorgente è troppo bassa, anche se voi avete quantità di energia importanti, quando andate a fare una conversione anche di gigajoule, se vi trovate a 50, 60 gradi, a 70 gradi, abbiamo detto ci possiamo solo sciacquare le mani, non possiamo convertire quell'energia termica in energia meccanica, perché cosa ci dice il rendimento di una macchia di Carnot? Lo ricordate? Cosa ci dice? Allora, se noi abbiamo due set, voi dimenticate le lezioni che abbiamo già fatto. Allora, questo è il set T con A e questo è il set T con B. In questo caso, no? Ora, supponiamo invece di avere questo impianto, e ovviamente qua c'è il SEM, è il vostro SEM al quale state dando energia, fornendo il lavoro. Ovviamente lo stesso SEM lo utilizzate per dare lavoro, per energizzare questo, eh? Attenzione, quindi parte del lavoro che prendete lo dovete cedere qua, ricordiamoci così. Ovviamente che cosa ci diceva allora il secondo principio della termodinamica nell'enunciato ovviamente di Kelvin e poi ovviamente nelle conseguenze che diciamo ovviamente Carnot ha tratto di questo secondo principio. Ovviamente dalle conseguenze nel secondo principio diciamo, veniva che il rendimento di una macchina di Carnot era uguale a che cosa? Era uguale a 1 meno TB su TA. Vi ricordate? Quindi se le temperature termodinamiche diciamo, questa qua è 7B è l'ambiente, abbiamo detto quindi sta a 300 Kelvin e non si muove. Se quella sta a 350, io qua avrò un rendimento che sarà estremamente basso e che non potrò mai superare. Quindi il problema della conversione dell'energia termica in energia meccanica è un problema enorme quando voi avete una sorgente a temperatura troppo bassa, perché il rendimento diciamo, della macchina dell'intero impianto sarà sempre più basso, abbiamo detto, del rendimento della macchina di Carnot. Non potrà mai superarlo, giusto? Quindi, attenzione, ricordatevi che qui dentro, in questa figura, voi dovete avere sempre come riferimento che cosa? Le temperature di due set, TB e TA, dalle quali prendete energia e cedete energia. Ora, quale può essere il massimo rendimento? 1 meno TB su TA. Quale sarà il rendimento effettivo? Dobbiamo andare a calcolare. Però sarà sempre più basso, non potrà essere più elevato il rendimento della macchina, giusto? Allora, quindi quando io mi trovo a una temperatura molto bassa, ragazzi, quindi se mettete 350 Kelvin, fatemi due calcoli, 300 su 350 quanto fa? Il rendimento sarà inferiore a 0,1, sicuramente, sarà 0,0 qualcosa. Allora dice, ma che mi metto a fare? Il rendimento della macchina, non figuriamoci un rendimento di una macchina reale, ma che mi metto a fare? Non potrò mai fare un impianto di conversione di energia termica in energia meccanica con delle temperature così basse. Per questo motivo il solare termodinamico è un solare che concentra i raggi solari per aumentare la temperatura del vostro, quindi la portate non più ai 60-70 gradi che sono la temperatura che riuscite, o anche 100 gradi che riuscite a avere sugli scambiatori, diciamo sui pannelli solari termici che potete utilizzare a casa vostra. Non so se qualcuno di voi abbia un pannello del genere, l'acqua esce a temperature diciamo, sufficientemente basse, va bene? Qua c'è diciamo, un centinaio di gradi. Allora, di fatto 100 gradi sono niente, non posso utilizzarli per poter fare, ovviamente, per poter convertire in genere. Ma se utilizzo diciamo, degli specchi e innalzo
questa temperatura del fluido, ovviamente non utilizzerò più l'acqua, utilizzerò altri fluidi normalmente, ma posso tranquillamente arrivare a temperature interessanti e quindi anche sfruttare il solare. Qual è l'altra possibilità? Geotermia. Però attenzione, anche lì la geotermia può essere bassa, media o alta entalpia. Bene, e ovviamente noi in Italia abbiamo soltanto un punto in cui le temperature sono sufficienti, pochi punti, però uno in cui viene sfruttato è, diciamo, l'Arderello, in cui cerco appunto i gas che arrivano a temperatura sicuramente molto più elevata rispetto alle temperature che utilizziamo, che abbiamo a Suvio, per esempio. Suvio abbiamo qualche, diciamo, anche lì 100-150 gradi, quindi non abbiamo temperature diciamo, troppo elevate. Ebbene, possiamo avere anche fonti geotermiche che ci porta a temperature un po' più elevate e le sfruttiamo quando le abbiamo a temperature così elevate. Normalmente questi impianti invece utilizzano che cosa? Un combustibile, quindi fonte fossile. Quindi abbiamo una caldaia che converte l'energia del combustibile chimica in energia termica e sta qui dentro per noi, sta nel set. Cioè noi non andremo ad analizzare dal punto di vista termodinamico la trasformazione, quindi la, diciamo, la, il processo di combustione. Lo potremmo fare dal punto di vista termodinamico, non lo facciamo per un fatto di semplicità. E quindi il nostro processo inizia da che cosa? Inizia dal, diciamo, dai fumi che cedono sostanzialmente energia termica all'acqua in una caldaia. Poi vedrete nel corso di macchine, queste caldaie possono essere a tubi di fumo, a tubi d'acqua. Caldaie cornovali, ce ne sono tante tipologie di caldaie, le studierete. Quindi in questo, diciamo, nei tubi di fumo, come poi dice la stessa parola, i fumi passano all'interno di alcuni tubi, i tubi sono annegati nell'acqua o, diciamo, o riscaldano il vapore che transita ovviamente su questi tubi, e attraverso lo scambiatore che avete già visto nella precedente lezione viene ceduta energia termica dai fumi di combustione all'acqua, che ovviamente con un flusso che potrà essere o in controcorrente o in equicorrente o a flussi incrociati, come avete già visto, viene ceduto questa, diciamo, questa energia viene ceduta dai fumi di combustione al vostro, diciamo, alla vostra, in questo caso al vapore, quindi all'acqua in prima battuta, poi ovviamente al vapore saturo e poi al vapore surriscaldato. Chiaro? Quindi questo è quello che troverete all'interno del vostro impianto. Nella realtà noi che faremo? Faremo una grande approssimazione, cioè considereremo invece dei fumi un set a temperatura costante, e quindi nel nostro scambiatore voi che cosa vedrete? Vedete, diciamo, lo scambiatore che ha questa temperatura costante e l'altra invece, quindi questa temperatura del set è con A, e invece vedremo l'acqua che fa invece questa temperatura, giusto? Quindi avremo queste differenze di temperature tra ovviamente il vostro fluido caldo che si riscalda e il set invece che mantiene una temperatura costante, cosa che non è così, sapete bene, perché cosa succede a questo invece dei fumi? E si abbasserà dopo dei fumi normalmente. Però noi considereremo nei nostri calcoli, per una questione di semplicità ovviamente, considereremo questa differenza di temperatura e questa diciamo, tipologia di scambio. Allo stesso modo nel condensatore che cosa faremo, ragazzi? Nel condensatore normalmente voi che avete cioè, nella realtà avete da questo lato qua, vedete, avete una condensazione del vapore d'acqua, quindi avete questo fluido che fa in questo modo, questa è la temperatura. L'altro, questo stiamo parlando sempre di A con X, vi ricordate come abbiamo fatto l'altra volta, mettevamo l'aria che attraversa. Quindi questa è, diciamo, è la temperatura dell'acqua e questa è la temperatura del set. Nella realtà che cosa è, diciamo, la temperatura del set, che cosa è? Cioè che cosa c'è in questo scambiatore, ragazzi, secondo voi? C'è un set, cosa c'è? A posto del set avrò per esempio dell'acqua, normalmente l'acqua di un fiume, l'acqua del mare, eccetera, che andrà a raffreddare il vapore che esce dalla caldaia, diciamo dalla vostra turbina. Quindi in realtà non è così, ma è un tubo, diciamo, quindi dell'acqua che entra qua dentro e quindi che va a raffreddare, diciamo, che va ovviamente a riscaldarsi, perché man mano che io ricevo calore l'acqua ovviamente aumenta la sua temperatura. Giusto? Però anche qui io vi levo questo e vi dico, signori, a noi, cioè, non interessa in quello scambiatore avere le temperature, diciamo, le
i fluidi effettivi di scambio, ma considererò un set T con A e un set T con B. Quindi non andremo, almeno per quanto riguarda l'impianto, non scenderemo nei dettagli operativi dei due scambiatori, ma considereremo gli scambi con dei set T con A e T con B. Per semplicità, ovviamente, ma potrei tranquillamente farlo adesso, perché voi sapete bene qual è la potenza, diciamo, scambiata, perché la potenza scambiata, ragazzi, quanto è uguale in uno scambiatore? L'abbiamo visto l'altra volta. Opera per che cosa? Il delta T uguale, medio logaritmico. Quindi dovrei fare, diciamo, ovviamente, diciamo, il delta T medio logaritmico, mi vado a vedere, ovviamente, questa delta T medio in questo caso, perché, anzi, è una costante, quindi è facile calcolare. Allora, diciamo, in questo caso noi andremo a semplificare moltissimo i nostri due scambiatori, perché li abbiamo visti, diciamo, scambiati, li considereremo come due sistemi che scambiano con set a temperature costante, quindi un set T con A e un set T con B. A questo punto possiamo anche scrivere l'equazione di bilancio sia del sistema di tutto l'impianto, cioè di questo impianto qua, ragazzi. Quindi mi metto a cavallo dei set e dei sem, quindi mi metto a cavallo di questo sistema, questo è il mio volume di controllo, quindi l'intero impianto. In questo caso l'impianto, ragazzi, che tipologia di sistema è? Tutto l'impianto insieme, un sistema chiuso e un sistema aperto. Un sistema chiuso, va bene? Perché è un sistema chiuso? Ma questi sono tutti sistemi aperti. È un attimo, sì, però se prendo questo volume di controllo è un sistema aperto, perché qui c'è un flusso di massa, giusto? Ma se li metto tutti quanti insieme diventa un sistema chiuso, va bene? Allora, quindi, potrò scrivere il bilancio dell'intero impianto o potrò scrivere il bilancio di ogni sistema, ogni componente, per risolvere i nostri problemi, quindi per riuscire a calcolare le proprietà termodinamiche del fluido in ogni punto. Badate bene, negli esercizi farete questo. Io vi do un punto iniziale, vi do il lavoro che voi tirate, vi do la potenza termica, calcolatemi tutti i dati di impianto, che poi quello che vi troverete a fare nel caso in cui, diciamo, siate assunti da una società che ovviamente gestisce questo tipo di impianti, voi dovete dire, vabbè, la temperatura qua è troppo bassa, questa, diciamo, andate a vedere queste variabili di processo. Adesso li state calcolando, lì ovviamente li manterrete sotto controllo. O eventualmente, ancora meglio, potreste fare dei progettisti. Potreste non andare a gestire l'impianto, potreste gestire, diciamo, potreste andare in un team di progettazione delle turbine, come sono andati a fare, diciamo, alcuni dei vostri colleghi, per esempio in Alstom o in Siemens, sono delle grosse. Diciamo, o in Nuovo Pignone, molti di voi sono ovviamente sono entrati in team di lavoro di questo tipo. Non molti, non tantissimi, qualcuno. Allora, andiamo a questo punto a fare i nostri bilanci sui diversi volumi di controllo. Vogliamo fare il volume di controllo complessivo? Prima il volume di controllo complessivo. Allora, guardiamo quali sono i flussi. Qua è facilissimo, perché è un sistema chiuso e, diciamo, lavoro in condizioni come? Sì, allora, possiamo fare l'ipotesi di monodimensionalità dove sui diversi componenti, ma questo non ci serve in questo momento. A noi serve il flusso, servono i flussi qua, qua, qua e qua, giusto? Guardiamo un altro segno. Quindi di fatto a noi interessa soltanto che il sistema è lavoro in condizioni stazionarie. Per questo sistema lavorerà, lo accendo la mattina alle 9, lo faccio lavorare tutta la giornata sempre in queste condizioni. E quindi le condizioni saranno stazionarie. Quindi posso o scrivere delta U uguale a Q meno L, ma delta U a questo punto a 0, perché se in condizioni stazionarie ovviamente delta U io non ce l'ho più. Vi trovate, cioè la variazione di energia di questo mio sistema completo è sempre la stessa. Quindi l'energia, qui la variazione di energia è nulla. Chiaro. Quindi cosa potrò scrivere come bilancio? Che Q in ingresso, chi è Q in ingresso? Q con A. Quindi Q punto con A. Che cosa c'ho ancora in ingresso? Attenzione, ragazzi. Stiamo facendo come bilancio. Bravo. Più
più le punte della pompa, sarà uguale a che cosa? Cosa c'è in uscita, ragazzi? Bravo. Più L punto, ricordiamoci sempre che sono lavori d'elica della pompa, lavoro d'elica del, ovviamente, la turbina, L punto. Rispetto ai bilanci che voi avete già visto, sistemi chiusi, c'è una piccola differenza. Cioè, noi scrivevamo, ricordiamoci, delta U uguale a Q meno L. Allora, qui avrei potuto scrivere anche, ovviamente, Q è uguale a che cosa? Qua meno Q. L chi è? L della turbina meno LP. Attenzione, io qua, allora, il delta U abbiamo detto uguale a 0. Quindi se voi mi andate a mettere questa in questa relazione, mi verrà esattamente quella relazione che avete scritto sopra, che abbiamo scritto sopra. A meno di una cosa. Queste normalmente noi le facevamo in un tempo finito, cioè in un delta teta fissato. Faccio un'ora, tutta l'energia che ho prodotto, diciamo che ho dato in un'ora, tutta l'energia che ho preso in un'ora e così via. Va bene? Qui invece la scriviamo per unità di tempo. Quindi, ovviamente, sono tutte per unità di tempo. Quindi il bilancio lo stiamo facendo per unità di tempo, per delta teta diviso delta teta. E quindi non scriviamo più delta U, Q, L. Scriviamo delta U diviso delta teta, cioè sarebbe la potenza termica per unità di tempo. Ovviamente il limite per delta teta che tende a zero. Chiaro? Quindi rispetto a come avevamo scritto tutti i bilanci sui sistemi chiusi, in cui li facevamo per un tempo finito, da un tempo iniziale a un tempo finale, qua invece lo sto facendo per unità di tempo il bilancio. Tutto qua. Però voglio dire, non è cambiato il bilancio di prima legge. È sempre lo stesso. Ci siete o no, ragazzi? Diciamo, qual è la differenza tra la formula che avete sempre visto del tau come Noel e questa formula? È la stessa, ok? Se ci sono dei dubbi, riscrivo e vi faccio passaggio per passaggio. Vi è chiaro? È chiaro a tutti? Allora, a questo punto, se vi è chiaro questo, scriviamo anche il bilancio di seconda legge. Sempre per sistemi chiusi. Allora, che cosa posso scrivere come bilancio, diciamo, di seconda legge? Flusso entropico diffusivo convettivo. Cosa? Solo diffusivo. Perché solo diffusivo? È perché è un sistema chiuso, non c'è, diciamo, la parte convettiva. Vi trovate? Quindi ciò, qual è il, diciamo, il flusso entropico in ingresso? Con A, tutti con A. Punto. Dove ho preso il flusso entropico? Attenzione, guardate dove ho messo il volume di controllo. Cioè non l'ho messo qua, sulla, diciamo, sul mio scambiatore, sul mio fluido. L'ho messo sul set. Potevo anche fare soltanto il flusso entropico, la produzione entropica interna. In quel caso mi sarei dovuto mettere dove? Qui vicino. Va bene? E non sul set. Qui invece ovviamente ho messo anche la produzione, sto facendo il bilancio con la produzione entropica anche esterna. Quindi, con A su T con A, più cosa? Più SGN. Quale SGN? Attenzione, non è anche qui. Ricordiamoci che sto facendo questo bilancio per unità di tempo, quindi non scrivo SGN come avevo sempre scritto nel caso di sistemi chiusi. Lo scrivo per unità, lo posso sempre scrivere per unità di tempo, giusto? Quindi S punto G è uguale a che cosa? A Q punto B su T. E quindi posso anche scrivere che la generazione entropica totale sarà uguale a Q con B su T con B meno Q con A su T con A. Vabbè? Dubbi? Allora, a questo punto possiamo fare un altro passetto in avanti e andare innanzitutto, diciamo, scrive il rendimento di questo impianto, va bene? Il rendimento di questo impianto è abbastanza semplice, perché ricordiamoci, il rendimento di un impianto, diciamo, questo è un impianto termico motore, e quindi qual è la finalità? Quindi che cosa mettiamo su? Cosa?
Attenzione, non è esso, non otteniamo questo, ragazzi. Perché devo pagare qualche cosa in termini di no, attenzione. Devo sottrarre l'LP, perché diciamo, di fatto una parte di questo lavoro me lo spendo diciamo, per diciamo, sulla pompa per energizzare. Quindi LT meno LP, il lavoro utile, vi ricordate che sta qua sotto, qual è il lavoro utile? Il lavoro utile è la differenza tra questo e questo. Diviso cosa? Quello che devo dare. Che cosa devo dare? Punto. Basta. Quindi questo lo posso scrivere anche come 1 meno Q punto B su Q punto A. E posso ancora scriverlo ancora in un altro modo, ragazzi. Se volessimo guardare la macchina endoreversibile, guardate, se la macchina fosse endoreversibile, quindi internamente reversibile, diciamo, significa endoreversibile, no, per chi non ricorda la, cioè, fino a lì c'è, guardarsi che abbia qualche piccola, diciamo, problema, diciamo, ovviamente di interpretazione. Ora, la macchina interamente reversibile ha che cosa? Che il punto 1 e il punto 2 si trovano alla stessa entropia, giusto? E lo stesso è il punto 3 e il punto 4S, per cui posso scrivere, nel caso della macchina interamente reversibile, Q punto con A, quanto sarebbe, diciamo, sarà uguale? Ricordiamoci, diciamo, per quanto la trasformazione interamente reversibile, posso scrivere che Q è uguale all'integrale. Poi, a cosa qua? Il t-index, per cui sarà integrale tra 1 e 2s, Q con A, pardon, scusate, tra 2s e 3, dt in ds, giusto? Avrei potuto mettere una volta la massima, non mi serve, perché poi si semplifica. Quindi potete metterla e potete non metterla. Io non ho, per semplicità, ovviamente non la metto, la semplifico da friggere. Quindi Q punto con A sarà uguale all'integrale di T-S. E cosa sarà uguale? Sarà uguale alla temperatura media di adduzione moltiplicato cosa? Moltiplicato S3 meno S2S. QB invece sarà uguale a che cosa? Ah, ovviamente c'è meno l'integrale tra, diciamo, 1 e 4, ma attenzione, noi stiamo qui, stiamo parlando con i valori assoluti, ragazzi, cioè io queste quantità le sto considerando già positive, quindi questo sarà uguale in segno, cioè pardon, in valore assoluto, sarà uguale a che cosa? L'integrale tra 1 e tra 1 e 4 S di t in ds, cioè uguale a t medio di cessione per che cosa? S4S meno S con 1, giusto? Prego? Sì, vi ho già detto, potete metterlo col puntino o senza puntino. Dal punto di vista strettamente dell'unità di misura, non c'è il puntino, cioè non c'è il tempo. Perché se tu, diciamo, dividi una potenza termica diviso chilogrammi secondo, ti restano ovviamente joule su chilogrammi. Quindi non c'è più il tempo. Ma giusto per mantenere, diciamo, una simbologia coerente, diciamo, con il va bene col puntino e senza. Allora, quando andate a fare il rapporto tra QB e Q con A, attenzione, nel caso di macchina reversibile, che cosa vi viene? Vi viene una cosa molto interessante, che il rendimento è uguale a 1 meno T medio B su T medio A, cioè la temperatura media di cessione diviso la temperatura media di adduzione. Beh, questa è una cosa che molto importante, che dobbiamo ovviamente ricordare quando andremo a fare qualche considerazione termodinamica su questo ciclo.
5 minuti massimo.